Nel corso degli anni è diventata la principale modalità per ottenere somme di denaro consistenti ed effettuare acquisti importanti come quello della casa. Parliamo del mutuo, quel particolare contratto grazie a cui un istituto di credito presta una certa quantità di soldi con l'impegno da parte del cliente di restituirla e pagarne un interesse. Nel nostro paese i mutui rappresentano ben il 35% delle passività finanziarie dei cittadini e secondo i dati di Banca Italia nel 2010 l'ammontare dei mutui stipulati dalle famiglie superava largamente la soglia dei 90 miliardi di euro. Un prestito, quello concesso con il mutuo, che prevede di solito un periodo di rimborso da un minimo di 5 anni fino anche a 30 o 40 anni, anni durante i quali i mutuatari non solo provvedono a restituire quanto chiesto con il mutuo, ma anche una quota di interessi per remunerare l'attività svolta dalla banca. A definire il tasso di interesse applicato sui mutui sono di solito lo spread e l'Euribor, ovvero quei valori che esprimono la percentuale di guadagno fissata per gli istituti di credito e il costo medio del denaro a livello europeo. Il rimborso del prestito e degli interessi maturati viene di regola frazionato in una serie di rate mensili che il cliente corrisponde alla banca per tutta la durata del finanziamento. Molte sono le tipologie di mutuo offerte per soddisfare le diverse esigenze della clientela. Mutui a tasso fisso, mutui a tasso variabile in base all'andamento del mercato, mutui a tasso variabile ma con un tetto nell'importo massimo della rata, mutui a tasso misto, in parte fisso e in parte variabile, mutui a tasso bilanciato. Per sottoscrivere un mutuo non basta presentarne semplice richiesta in filiale. Per autorizzare il prestito, infatti, tutte le banche chiedono agli aspiranti mutuatari precise garanzie sulla restituzione del denaro e che possono consistere in un'ipoteca su un altro bene posseduto dal cliente, in una fideiussione, in una cambiale o nella sottoscrizione di polizze assicurative contro i danni o sulla vita. Frequente è anche la richiesta di indicare il nome di uno o più garanti sui quali rivalersi in caso di inadempienza del mutuatario. Ma oltre alla richiesta di precise garanzie, prima di concedere il mutuo le banche sono anche tenute a verificare tutta la posizione patrimoniale dei richiedenti e valutarne il rischio di insolvenza. Alla positiva chiusura dell'istruttoria segue infine il vero e proprio atto di mutuo, con cui la banca e il contraente si impegnano ufficialmente nella concessione e restituzione del capitale. L'accordo sottoscritto non è però rigido. In seguito, infatti, per il mutuatario è possibile valutare con la propria banca un'eventuale rinegoziazione del prestito, la surroga presso altro istituto, la sostituzione e l'accollo o anche l'estinzione anticipata.